Buongiorno a tutti, scusate il breve ritardo nell'avvio della conversazione. Benvenuti, anzitutto io sono il professore Ingravallo, insegno diritto internazionale nell'Università di Bari. Faccio parte del teaching staff, ormai gli anglicismi si sprecano. Della cattedra Jean Monnet, quindi del gruppo di docenti dell'università che, guidati dal professor Spagnolo, ha diciamo, messo in piedi questa cattedra che è stata poi finanziata e quindi con tutte le attività che ne conseguono. Vi ringrazio della presenza. Quest'oggi abbiamo il secondo appuntamento. Aspettate che c'è un brutto ritorno, magari metto una cuffia. Eccomi qua. Dicevo, quest'oggi abbiamo il secondo appuntamento di questo ciclo di seminari. E devo dire che quello della scorsa settimana è stato molto denso, molto interessante, ricco di contenuti. E abbiamo potuto avere una visione ampia della, come posso dire, dimensione mediterranea dell'evoluzione storica di una serie di questioni politiche, ma anche con una ricaduta di tipo giuridico, economico, ad ampio raggio. Questo pomeriggio invece possiamo considerare più specificamente il ruolo diciamo, della dimensione regionale in questo contesto, svolgendo anche una funzione di ponte, un legame tra il seminario della scorsa settimana e quelli che seguiranno nelle prossime settimane, che andranno poi ad approfondire ulteriormente questioni tematiche o comunque anche di tipo tecnico legate a questo profilo regionale, in particolare riferimento al Mezzogiorno. Ora, l'ente regione e l'idea di questo seminario è guardare l'ente regione in una duplice prospettiva. In chiave giuridica e in chiave storica. Ora, parole come federalismo, parole come prossimità, no? Il principio di prossimità che nell'ambito del diritto europeo prevede che le decisioni vengano assunte il più possibile vicino a chi è destinatario di quelle decisioni. Parole come democratizzazione diciamo, dell'agire politico dal livello locale fino ad arrivare al livello dell'Unione Europea caratterizzano la discussione di questi ultimi decenni. Ora, in questo si inserisce l'idea della regione come strumento di partecipazione democratica, che sta anche. Sì. Metto le cose. C'è un rimbombo, mi scuso allora se per il fastidio. La regione, dicevo, che viene fuori a un certo momento sia a livello di amministrazione nazionale, sia nel contesto dell'Unione Europea come nuovo attore. Se vogliamo, andando in qualche modo a scalfire quella che è la sovranità statale, ci troviamo allora con una sovranità statale che dall'alto è messa in discussione dall'Unione Europea, dal processo di integrazione europea, e dal basso è limitata, o meglio, condivisa con il livello regionale. Ora, ovviamente io mi tolgo subito di mezzo e lascio la parola ai nostri relatori, che considereranno, come dicevo, il tema sotto il profilo storico e sotto il profilo della dimensione giuridica. Abbiamo un piccolo cambio di programma perché c'è qualche difficoltà tecnologica per il professor Trigiani. Allora, cominciamo da professor Gigi Masella. Devo dire, sono entrambi
due pezzi da 90, quelli che abbiamo oggi, due persone che nell'attività didattica, ma anche nell'attività amministrativa, nell'università e anche fuori dell'università, hanno svolto e svolgono un ruolo assai significativo. E il professor Masella è stato ordinario di storia contemporanea presso il nostro Ateneo, direttore di dipartimento, componente del Senato accademico, direttore della Fondazione Gramsci di Puglia, autore di varie pubblicazioni. Come principali interessi si è occupato della storia del Mezzogiorno e quindi in questa chiave si trova perfettamente inserito nell'analisi che vogliamo svolgere questo pomeriggio. Il titolo della sua relazione è Dalla nascita della regione alla fine delle politiche per il Mezzogiorno. Noi siamo organizzati con circa 25 mezz'ora per le due relazioni e poi quando ci saranno domande da parte dei relatori, da parte degli uditori ai relatori, vi prego di utilizzare l'apposita chat e poi provvederò io a fare queste domande. Contiamo di chiudere i lavori intorno alle 18 un quarto al massimo, anche che io spererei di andare a vedere il documentario su Totti. I relatori vogliono andare a vedere la partita della Juventus, quindi maiora premunt, come si dice in questi casi, quindi ognuno ha esigenze calcistiche di tipo diverso per andare a, diciamo, che ci spingerà a fare bene, ma a fare anche nei tempi giusti, a svolgere nei tempi giusti questo seminario. Ringrazio il professor Spagnolo che vedo anche presente e passo la parola a Gianni. Grazie. E preliminarmente sottolineo un po' che il tema era stato proposto, era più ampio, nel senso che legava l'istituzione della regione con le questioni relative alla comunità europea ad un quadro più ampio che cominciava con l'intervento straordinario e si chiudeva con la fine dell'intervento straordinario. Per affrontare questo tema, la prima osservazione che mi è venuta da fare è che è un tema che incrocia vari, livelli temporali, oltre che vari temi, che si tiene insieme intervento straordinario, intervento pubblico ed ente regione. Sono tre livelli che cercherò di tenere insieme, oltre che la dimensione europea. Intervento straordinario nella storia italiana nasce prima dell'ente regione. Sta dentro una storia più lunga, che è la storia della questione meridionale, che un po' l'intera storia di questo paese da quando nasce. Dentro questa vicenda si inserisce la storia, la vicenda specifica di un ente che incrocerà le vicende dell'ente regione, delle regioni meridionali, ma che nasce prima e che segna per certi versi la storia dell'intervento storico, e che è la Cassa del Mezzogiorno. La Cassa del Mezzogiorno, un attimo solo sposto perché altrimenti è complicato, è il primo frutto, possiamo dire, nella storia italiana e del Mezzogiorno, a partire dal secondo dopoguerra, dell'interrelazione tra una dimensione politica, sociale, nazionale e una dimensione internazionale, euro-americana, possiamo dire. Dentro una prima fase di questa vicenda che vede in un contesto segnato dalla nascita della guerra fredda, da una contrapposizione comunismo-anticomunismo, un'ipotesi di riorganizzazione dell'economia internazionale, dell'economia europea a caratteri tendenzialmente sovranazionali, promossa in particolare in modo all'inizio dagli Stati Uniti d'America attraverso
questo progetto, diciamo, di European Recovery Plan, che come conosciamo comunemente come Piano Marshall, che avrebbe come meta, diciamo, la costituzione, se possibile, di un fronte europeo euro-occidentale, tendenzialmente, come dire, con caratteristiche anche di tipo sovranazionale, il cui fine poi specifico, diciamo, dentro questo quadro di contrapposizione è di recuperare un progetto euro-occidentale, la dico in maniera molto, molto schematica, molto banale, fasce ampie di consenso attraverso un progetto, possiamo dire, di modernizzazione, diciamo, dei singoli paesi, finanziata, diciamo, dall'Euro. Dentro questo quadro, per l'Italia, c'è il progetto di finanziare, di promuovere attraverso strumenti di carattere sovranazionale, finanziari, come dire, un processo di modernizzazione di una regione arretrata e depressa, come vedete. Una regione. La regione in questo senso è un'area più ampia, diciamo, più al di là, diciamo, delle tradizionali regioni amministrative, e che è l'Italia meridionale. Lo strumento di questo progetto è, appunto, sarà la Cassa del Mezzogiorno, cioè uno strumento che vede incrociarsi attorno alla sua istituzione le ascendenze tecnocratiche rooseveltiane americane attorno, come dire, al modello della Tennessee Valley, no? Attorno a quel modello di modernizzazione dall'alto, diciamo, degli Stati Uniti, diciamo, degli anni 30, di Roosevelt, è il modello, il progetto di tecnocrazia, se vogliamo, di ascendenza nippiana, cioè di un ceto politico e tecnico di alto livello che si era formato negli anni 30, ha cominciato a formarsi negli anni 30, nelle fasi iniziali di quello che verrà definito lo Stato imprenditore, basti pensare i tecnici attorno all'Istituto per la ricostruzione industriale, all'IRI, diciamo, no? E a personaggi come Pasquale Saraceno, Cenzato, oppure attorno alla Banca d'Italia come Menichella, che individuano nell'intervento organizzato attorno sul Mezzogiorno il volano possibile di una risistemazione, di una riorganizzazione dell'economia nazionale. Lo strumento sarà, appunto, la Cassa del Mezzogiorno. La Cassa del Mezzogiorno diventa, almeno in tutta una prima fase, il mezzo attraverso cui si avvia un processo di crescita e di trasformazione delle regioni meridionali, dei territori meridionali, direi, per evitare questo termine che poi, come dire, allude ad altro, sia sul versante agricolo, sia sul versante idrico degli acquedotti, sia sul versante dell'organizzazione complessiva dei territori. I flussi verranno dalla Cassa alla Cassa del Mezzogiorno, diciamo, da questo quadro, e da questi enti finanziatori europei, diciamo, no? Alluderei in primo luogo alla BIRST, cioè la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, che è un pezzo, diciamo, in maniera molto elementare e banale, di una struttura finanziaria più ampia, il punto, diciamo, centrale è la Banca Mondiale. Che cosa viene fuori, diciamo, da un punto di vista storico-amministrativo? Lo accenno, anche se credo che poi il professor Frigiani affronterà questi aspetti. Viene fuori un ente, diciamo, che interviene su un'area pluriregionale, diciamo sulla metà del paese, che è il sud di questo paese, secondo una linea che incrocia, diciamo,
i progetti europei, diciamo, o euro-occidentali o euro-americani, diciamo, no? E nello stesso tempo però sta dentro, possiamo dire, una linea di tendenza particolare, specifica nella costruzione dello Stato italiano, cioè una organizzazione che vede accanto al funzionamento di enti governativi il funzionamento di enti autonomi con una presenza governativa, ma che funzionano come soggetti specifici. È un dato, come dire, specifico e particolare della storia politica amministrativa italiana, non solo come dire, del secondo dopoguerra, ma è qualcosa che scandisce, diciamo, le forme di costruzione dello Stato e della presenza dello Stato nell'economia. Per rimanere in ambito pugliese, diciamo, pensiamo che cosa è stato appunto l'ente autonomo acquedotto pugliese nel 19, diciamo, no? Un ente parallelo alla struttura governativa e che funziona con una propria autonoma gestione di spese. L'ente, la Cassa del Mezzogiorno, diciamo, in una prima fase, diciamo, svolge un'attività importante, diciamo, in ambito agricolo. Successivamente, nel 57, anche per effetto dei processi di trasformazione del Mezzogiorno, viene anche dal punto di vista legislativo indirizzata verso piani di sviluppo e di intervento industriale. Direi in parallelo, diciamo, incrociandosi con l'attività, diciamo, di un ente, di una struttura, diciamo, più vasta a dimensione nazionale, che, come dire, esprime in quel periodo, come dire, la forma, diciamo, matura di intervento dello Stato nell'economia, e che è il ministro delle partecipazioni statali, che nasce nel 1956 col compito di svolgere una attività in favore della costruzione di grossi impianti industriali. Pensiamo al ruolo che svolge in questo senso il ministero delle partecipazioni statali, l'attività pubblica, in direzione della formazione, per rimanere in Puglia, di questo grosso impianto che è l'Italsì. Quindi Europa, Cassa del Mezzogiorno, grande regione meridionale, il sud d'Italia meridionale, come grande area depressa, dove si sperimenta una linea di intervento straordinario che si incrocia con l'intervento comunitario. Uso questo termine in maniera ampia e generica. Questo processo, diciamo, si incontra poi negli anni primi, anni 70, fine degli anni 70, fine anni 70, con l'istituzione delle regioni, cioè con un soggetto nuovo nella vita amministrativa, politica di questo paese, che trasforma profondamente l'assetto di questo paese. Un dato che sottolineerei, diciamo, magari un po' esterno al tema, ma che è significativo e molto importante: se voi leggete, diciamo, anche gli ultimi, questa cosa strana, diciamo, gli ultimi libri, gli ultimi volumi, diciamo, sulla storia dell'Italia contemporanea, che sono susseguiti nel giro di alcuni anni, l'attenzione, diciamo, negli anni 70, le vicende politiche, le vicende del terrorismo, eccetera, distoglie stranamente gli autori dal guardare al dato estremamente importante che, per cui lo Stato italiano si trasforma profondamente per effetto della nascita delle regioni. La nascita delle regioni e la storia politica amministrativa italiana a partire da quegli anni scompare, è assente nella storiografia sull'Italia contemporanea. Ora, gli anni 70,
la nascita delle regioni è qualcosa di nuovo e nello stesso tempo di sanzione di un processo storico di lunga durata, è qualcosa che, come dire, possiamo considerare anche come effetto di una crisi politica italiana, ma anche internazionale. Gli anni 70 sono anni complicati, diciamo, a livello internazionale, per effetto, diciamo, della crisi petrolifera, della crisi del Medio Oriente, e per effetto di una crisi, diciamo, di alcune materie, di alcuni elementi, di settori, diciamo, fondativi, settori base dell'assetto economico, come l'acciaio, la chimica, che erano stati, diciamo, fondamento di grandi impianti industriali nel Mezzogiorno negli anni precedenti. Diventava importante ridefinire mezzi, strumenti e settori, diciamo, nell'Italia meridionale. Questa vicenda si incrocia con una trasformazione, ripeto, del sistema amministrativo del paese, funzionale a una aspirazione, ad una, come dire, trasformazione, un cambiamento in senso più democratico della vita del paese, che coincide con la vicenda centrosinistra, faccio riferimento, credo, noto a tutti, e di cui una delle espressioni, dei risultati più importanti è appunto la istituzione delle regioni. La legge istitutiva, ripeto, faccio dei riferimenti rapidi, anche perché poi il professor Friggiani, come dire, ne affronterà, credo, in maniera più articolata, istitutiva delle regioni del 68. Nel 70 abbiamo le prime elezioni regionali. Che cosa dire, diciamo, di questa prima vicenda? Direi che come primo punto di riflessione sull'istituzione della regione in generale, sottolineerei innanzitutto che l'istituto della regione, diciamo, provoca, diciamo, alcune perplessità non solo sul piano giuridico o sul piano politico, come vedremo, ma molto anche sul piano, come dire, degli studiosi del territorio e della geografia, diciamo, dell'Italia. Pensiamo a grossi, a importanti geografi come Lucio Gambi, che sottolineano, come dire, la contraddizione tra una circoscrizione amministrativa che risale a progetti, a forme di circoscrizioni amministrative preunitarie, e invece una realtà geografica che come dire, ridefinisce in maniera diversa le aree e i territori anche dell'Italia meridionale. L'altro dato, diciamo, che scandisce i tempi e i caratteri di questa vicenda iniziale, e in parte l'ha sottolineato il professor Cavallo, è, come dire, l'utilizzo, la funzionalizzazione di queste nuove realtà territoriali a un processo di trasformazione democratica. Qualcosa che allude però a un dibattito, ad uno scontro tra forze politiche. L'istituto regionale nasce sancito, diciamo, dagli articoli, diciamo, 114 e 117 della Costituzione del 48. Il 114 definisce, diciamo, le regioni cosiddette a statuto speciale, quelle, possiamo dire, di confine, e che hanno creato problemi e pericoli per l'unità nazionale, la Sicilia, la Sardegna, soprattutto la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige e più tardi il Friuli Venezia Giulia. Il 117 definisce le altre regioni e definisce come i compiti di queste regioni. Il dato che in questo caso va sottolineato anche per
poi, come dire, comprendere le allusioni, diciamo, al professor Ingavallo anche alla fase sul finale, diciamo, no, sul federalismo, eccetera, è il dato per cui, come dire, l'istituzione della regione, l'articolo 117, prevede, diciamo, che partendo dalla Repubblica Italiana, una e indivisibile, diciamo, si avvia un processo dall'alto, appunto, di decentramento, diciamo, dell'istituzione regionale attraverso una, possiamo dire, una delega, i termini tecnici useranno i costituzionalisti, un trasferimento di competenze dall'alto verso il basso, dal centro verso le periferie. Cioè l'opposto, se vogliamo dire, di un percorso di tipo federale che presuppone una ricomposizione dal basso verso l'alto. Cosa che verrà affrontata, discussa, e continua ad essere discussa oggi a partire, diciamo, dalla fase conclusiva di questo processo con questa legge costituzionale del 2001 con cui penso di chiudere, diciamo, questo. Ora, questo processo, diciamo così, è un processo che già modifica, diciamo, il quadro, le competenze dal centro alla periferia tra il 72 e il 77 vengono definite, si assegna alla regione una potestà per certi versi legislativa, oltre che una potestà concorrente, fermo restando, come dire, la funzione di delega, di decentramento dal centro verso la periferia, cosa che da un lato sancisce ancora una volta, come dire, il carattere gerarchico, diciamo, dall'alto verso il basso, diciamo, del rapporto governo-regione, diciamo, no? Dall'altro lato però, come dire, assegna alle regioni per il riconoscimento, almeno in alcuni settori delegati, di una potestà legislativa, una, come dire, funzione, un ruolo gerarchico nei riguardi delle province e dei comuni, cioè di quei soggetti sui quali fino allora era intervenuta la Cassa del Mezzogiorno e attraverso la Cassa del Mezzogiorno i finanziamenti europei. No? Quindi, come dire, introduce una novità e un problema. Uno degli aspetti di questo problema, diciamo, cui non intervengo anche perché riguarda una questione specifica, diciamo, del rapporto centro-periferia, sarà non a caso, per effetto di questa contraddizione, una conflittualità che si aprirà tra governo regionale e governo centrale sulle competenze e sulla costituzionalità di alcune atti, diciamo, interventi tra virgolette legislativi della regione. Funzionerà da questo punto di vista il CORECO, cioè questo comitato di controllo, diciamo, dell'attività regionale, e non a caso continuerà almeno per un certo periodo a svolgere una funzione questo personaggio, diciamo, che scandisce la storia politica oltre che amministrativa italiana, almeno fino a decenni fa, che è il prefetto, diciamo, il cui ruolo, diciamo, come responsabile del Corpo, come dire, ribadirà, diciamo, questo ruolo importante, diciamo, che questa figura ha avuto nel corso della vita dello Stato italiano fino a allora. Questa struttura, questa realtà, nello stesso tempo deve fare i conti con un altro prodotto dello stesso finanziamento della Cassa del Mezzogiorno e dell'intervento straordinario. Parliamo sempre Cassa del Mezzogiorno e intervento straordinario. Cioè il finanziamento a realtà, diciamo, territoriali diverse, diciamo, non coincidenti molto spesso con le configurazioni amministrative tradizionali. Basta pensare alla nascita delle cosiddette comunità montane, ai consorsi di bonifica, ad enti che come svolgono delle funzioni che molto spesso vanno al di là, diciamo, delle tradizionali configurazioni. Tutto questo però pone un problema alla Cassa del Mezzogiorno e al rapporto tra governo e Cassa del Mezzogiorno. Che fare, come definire la Cassa del Mezzogiorno in questa realtà così, come dire, complicata, resa più articolata
da una struttura, diciamo, che vuole e ambisce, anche per effetto, diciamo, di un ordinamento costituzionale, a svolgere funzioni più ampie come la ente regione. E non a caso, diciamo, sia pure per motivi diversi, noi assistiamo a partire dalla metà degli anni 70 in poi a due dati e due fenomeni, diciamo, anche qui, che marciano paralleli, ma che poi alla fine si intrecciano. Da un lato, la consapevolezza da parte, diciamo, europea della necessità di definire in maniera più specifica e con un intervento finanziario apposito i caratteri delle aree depresse, delle regioni depresse. Nel 75 il Fondo Europeo, diciamo, per lo sviluppo regionale, che è qualcosa che mette tendenzialmente in rapporto, come dire, Europa e regioni, diciamo, no? Cioè realtà, una realtà come l'Europa, diciamo, il quadro europeo, il finanziamento europeo e poi tendenzialmente le nuove unità amministrative. L'altro dato è che comincia a maturare la consapevolezza, cioè della necessità di ridimensionare a questo punto il ruolo della Cassa del Mezzogiorno. Qualcosa, diciamo, che si concluderà con la fine della Cassa del Mezzogiorno, ma con tempi più lunghi, anche perché, come è nella storia di tutti gli apparati burocratici, le burocrazie della stessa Cassa del Mezzogiorno resistono ad un proprio ridimensionamento e, dall'altro lato, per il modo in cui la Cassa del Mezzogiorno assolverà il proprio ruolo, anche in relazione ad una caduta, ad una crisi come dire, delle entrate dello Stato, tenderà a svolgere molto spesso funzione ordinaria rispetto alla sua funzione istituzionale straordinaria, funzione ordinaria e funzione straordinaria, funzionali per effetto di una crisi, diciamo, del sistema politico italiano, che do per scontato, certi versi, diciamo, no? Che individuerà in molti casi nella stessa Cassa del Mezzogiorno, nell'Italia meridionale, come dire, strumenti e fonti di consenso ai partiti. Questo quadro, questa esigenza di crisi e di ridimensionamento della Cassa del Mezzogiorno porterà alla fine della Cassa del Mezzogiorno, diciamo, no? Viene sciolta di fatto definitivamente nell'84 viene abolita, sostituita dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno. Uno strumento, come dire, di fatto, diciamo, ambiguo, che ha poca vita, nel senso che, come dire, non riesce, non svolge, diciamo, propriamente funzioni di intervento straordinario, deve render conto, detto in maniera banale, invece alle istituzioni governative in maniera più penetrante, in una fase in cui ancora una volta, in maniera incisiva, tende a cambiare il quadro politico e il quadro economico, nazionale e internazionale. L'intervento straordinario, intervento pubblico, la vicenda statale italiana, diciamo, non è separabile, diciamo, da quanto succede nel mondo. E che succede nel mondo, quantomeno nel mondo occidentale, in questa prima fase. E gli anni Ottanta sono gli anni in cui, come dire, entra in crisi per una serie di ragioni e diventa oggetto di accusa, diciamo, da parte, diciamo, degli economisti, della scienza economica, almeno di una parte di questa, proprio l'economia mista, diciamo, cioè la possibilità o la capacità dello Stato di intervenire sia sul piano delle politiche sociali, sia sul piano dell'organizzazione industriale, della vita economica. Una critica, diciamo, che ha al centro invece la rivendicazione del primato del privato, diciamo, no? E della contrapposizione di questo ai limiti, diciamo, pubblici indotti sulla concorrenza e sul mercato, sulla cosiddetta libertà del mercato. La fase, diciamo, la politica reaganiana negli Stati Uniti, della Thatcher nell'Inghilterra.
cioè la necessità, diciamo, di recuperare risorse, di risanare il bilancio attraverso scelte di tipo privatistico. Questo, come dire, comporta una messa in discussione non solo dell'intervento straordinario, ma delle forme tradizionali, anche italiane, dell'intervento pubblico a favore di politiche di privatizzazione. Politiche di privatizzazione che non possono non prevedere la fine dell'intervento straordinario e la fine delle forme tradizionali di intervento pubblico, cosa che abbiamo diciamo, a partire dal 92, quando legislativamente si mette in moto questo processo, diciamo, vede, cioè, la sostituzione di queste istituzioni con l'attività specifica del Ministero, diciamo, delle finanze, a cui verrebbe demandato il compito di intervenire nelle aree. Le aree depresse però non sono più quelle meridionali soltanto, ma sono in generale le aree depresse individuate nella geografia del paese. Può capitare, come capita, che qualche area depressa sia poco depressa, nel senso che sia parte di un'area molto più sviluppata, che finisce con l'avere risorse superiori addirittura a quelle meridionali, cosa che è capitata in alcune aree del Piemonte, per certi versi in alcune aree del Veneto. Questo processo non è separabile dall'altro dato. Questa crisi è una crisi economica che ha al centro anche i problemi della riconversione industriale, chiudo subito, diciamo, e della riorganizzazione dell'economia nazionale in funzione della riorganizzazione, diciamo, del quadro economico internazionale, il che significa individuare nella grande industria il volano di riorganizzazione, la grande industria che è nell'Italia settentrionale. E la crisi dell'intervento pubblico, la fine dell'intervento pubblico, la fine dell'intervento straordinario marcia in parallelo con, se vogliamo, la fine, il tramonto delle culture politiche meridionalistiche all'interno delle culture politiche dei grandi soggetti nazionali. Il 92 finisce l'intervento pubblico, tramontano le culture meridionalistiche, tramontano e finiscono gli stessi partiti che di queste culture erano stati portatori. Emerge la questione meridionale, emerge la contrapposizione nord-sud, viene fuori quel mondo, diciamo, che stiamo vivendo, a cui ha alluso il professor Ingramallo quando ha introdotto il tema del federalismo, il tema che, come dire, scandirà le vicende, la storia degli anni 90, e che per una serie di vicende si conclude con la riforma del titolo quinto del 2001, della Costituzione nel 2001, che, come dire, tende a ribaltare il rapporto centro-periferie, individuando in maniera di cui oggi forse paghiamo qualche conseguenza, anzi pensare a tutti i problemi sanitari, diciamo, no, il rapporto, diciamo, centro-periferie, individuando nelle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, una funzione e un ruolo, diciamo, preminente o precedente addirittura a quello dello Stato, secondo una logica federale che però, come dire, marcia con una serie di contraddizioni e di problemi che alludono al mondo di oggi. Qui mi fermo, spero di aver chiarito alcuni problemi, se no ne parliamo dopo, se sono in grado. Grazie. Grazie a Gigi Masella, professor Masella, per questa bella ricostruzione, molto ampia, molto ricca di elementi di interesse, che, insomma, che ci ha portato dal piano Marshall alla Cassa del Mezzogiorno e alla, diciamo, all'evoluzione o alla involuzione della presenza dello Stato nell'economia, fino a toccare i temi legati alla istituzione delle regioni o alla creazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale come strumento
un tentativo di riequilibrare gli squilibri economici delle varie aree dell'Unione Europea, incluse alcune aree del Mezzogiorno d'Italia in ritardo di sviluppo.